Ero lontano, avrei dovuto essere con loro e proteggerli. Seri Perebinis, ucraino di 43 anni, in una cupa giornata scossa dal rombo dei bombardamenti e la paura del nemico che avanza, a Irpin, un villaggio alla periferia di Kiev, ha perso l'intera famiglia, spazzata via in un secondo da un colpo di mortaio russo. Seri ha perso la moglie Tatiana, 43 anni, e i due figli, Alisa di 9 e Mikita di 18. Le immagini terribili della deflagrazione dei tre corpi sul selciato assieme a quello di un giovane volontario sono diventate il simbolo drammatico dei civili ucraini in fuga dalle bombe russe. Non ero con loro perché ero andato a Donetsk, sotto il controllo russo, per assistere mia mamma anziana malata di Covid. Ero partito 8 giorni prima dell'inizio dell'attacco e non riuscivo a tornare a Kiev. Ho potuto farlo solo dopo che tutti i miei cari sono stati uccisi, racconta Seri. Ai russi che l'hanno fermato all'uscita da Donetsk ha detto: «Fate di me ciò che volete, mi avete già preso tutto, mi hanno lasciato passare». Il giorno della tragedia i carri armati russi si trovavano a poche centinaia di metri dalla casa della sua famiglia. La gente fuggiva, incalzata dalle bombe, mancavano cibo, luce, riscaldamento e acqua. Le ore precedenti la loro morte avevo continuamente parlato per telefono con Tatiana e i bambini. La nostra casa era stata colpita e le ho detto che doveva scappare appena possibile. Ero disperato di non poterli aiutare e proteggerli. Lei mi ha risposto di stare tranquillo e che sarebbero riusciti ad uscire la mattina dopo, ricorda Seri. Ma la mattina della domenica nessuno risponde al cellulare. Poi verso le 10 sui social comincia ad apparire la storia di una famiglia uccisa. Ci sono le immagini dei bagagli per la strada. Per lui non ci sono più dubbi, sono dei suoi cari. Avevamo l'intenzione di scappare all'estero tutti insieme, ma adesso io sono solo e resto nel mio paese. Devo aiutare mia madre, che nel frattempo è guarita, e qui ho tanti amici. Che farei all'estero da solo? Qui rimangono tutte le mie memorie.